Ciao a tutti, Jonas Santos. Sì, è un po' presto, lo so, mi spiace. Dunque, parliamo un po' di anche di leggi vigenti, non so se c'è qualche avvocato, perché su YouTube ovviamente vige la legge del copyright, ok? Cioè io non posso prendere spunti video di altri video. Ma questo copyright fin dove arriva? Perché, ad esempio, questo signore diffonde una voce che non è sua, ok? Diffonde la relatività che l'ha fatta un'altra. Quindi cosa succede? Che lui, mentre parla, non può parlare perché l'ha detto un altro. Quindi io quando metto un video, e che non è stato neanche il video intero, è stato solo un spezzettone che ho messo. Ovviamente vige la legge del copyright. Infatti mi è arrivato l'avvertimento. Ho detto va bene, anche se sono contrario, anche perché il video che ho fatto, il contenuto era solo una parte del video. Insomma, non che non abbiamo messo la pubblicità, perché la pubblicità c'è, però la danno alla 7. Ecco tutto qua, penso io. Cioè, almeno da me risulta che è monetizzato, ma no, non da me. Però, come vi dico, mi interessa sulla monetizzazione, è più che altro per la diffusione dei video. Perché ovviamente se i tuoi video tu non li fai monetizzare, YouTube non ha interesse di diffonderlo, quindi metterlo insomma, in evidenza, insomma, in playlist, o insomma, c'è una marea, insomma, è un albero, okay? YouTube è un albero. Quindi ecco perché poi ho detto già in un video, io prima o poi dovrò monetizzare i video, altrimenti non avrò ovviamente chi mi, cioè, accesso al pubblico esterno, cioè, non so come spiegarmi, facendo sempre parte del sistema di compravendita. Ora, quindi, solo che io so che se fai un rallentamento dei video o una modifica nella voce, non parlano di copyright, quindi il bello è che mi è capitato a capella, come si dice, come un guanto, no? Mi è calzato come un guanto, perché mi dispiace per questo signore, non lo nomino, ma colui che mi fa non sa spiegare, ok? Non sa spiegare ciò che lui ha studiato, ok? E qua ha fatto una gaffe. Che va bene, dai, io posso permettermi una. Sembra, non so se vi ricordate, un presentatore italiano dei tempi antico, cioè tempi passati, non dico, insomma, negli anni 2000, sulla Rai, che balbettava, insomma, che scambiava parole, insomma, adesso non mi viene il suo nome. Qualcuno se lo ricorderà nei commenti, lavorava in Rai, tutti dalla striscia notizia, tutti lo prendevano in giro, che appunto sbagliava tutto a parlare. Ed è così, vediamo qua che cosa dice lui, insomma. È un metodo rallentatore e vedrete che capita a guanto questo rallentamento. E vediamo se YouTube mi chiede copyright. Va veloce, va lento. E così io vengo. Si Partiamo dall'inizio. schiaccia su se stessa, si schiaccia sempre di più e a un certo punto Mi raccomando, cumula lui lo non parla così, ho spazio rallentato il intorno a video. sé così tanto che casca dentro un buco. Lo fa come, immagina, un foglio di gomma che si schiaccia, a un certo punto casca dentro un buco all'infinito. E più io sono vicino a questa stella, più il tempo per me va veloce, va lento. Per così io vengo sul bordo della stella, sto lì un quarto d'ora. E poi mi allontano, per tutto il resto del mondo può essere passato un anno, 10 anni, 100 anni. Questo rallentamento del tempo dei buchi neri è proprio un effetto della relatività generale, è l'effetto più forte di questa, diciamo,
differente velocità del tempo. La cosa. Ora, vabbè, poi ci sarà un altro pezzo dove c'è la sua gaffe, ma la cosa interessante è chi conosce anche linguaggio corporale, e si nota molto bene il gesto che fa. Di questa differente velocità del Prima tempo. di dire cosa fa? Dito nel naso. Andate a cercare. Ci sono degli studi, anche universitari, riguardante le espressioni, i gesti. E andate a vedere cosa significa questo gesto. Non ve lo dico io, andate a indagare. È uno che... proseguiamo col video. La cosa bella di Buchi Neri, secondo me, è che intanto, diciamo, li vediamo nel cielo, non solo. Voi vedete buchi neri nel cielo? Qualcuno di voi ha mai visto un buco nero nel cielo? Ma che io sappia non mi risulta. Strane, buffe cose della nostra fantasia. Gli astronomi li osservano, adesso Buffe. stanno costruendo addirittura dei telescopi per vederli meglio. Telescopi per vedere meglio i buchi neri, ma... Oh mio Dio, andiamo avanti. E cosa c'è nel centro esatto ancora non lo sappiamo. Vabbè, ci E sta. forse questa è la cosa più bella della scienza. Ci dice delle cose sul mondo, ci Attenzione. impara. Cosa ha detto? Cosa ha detto? Ci impara. Ci impara. La maestra insegna male e gli alunni non riescono a imparare nulla. Ok. Quindi, vabbè, io non so. Mi viene da piangere. Quindi Comunque, le cose sul mondo, ma ma insomma, ragazzi, dai, sai cosa mi è piaciuto? Quando Bonolis ha ammesso di, io non metto ovviamente video perché altrimenti c'è il copyright, in cui Bonolis riconobbe, perché Bonolis era una delle menti più veloci che ci sono state nelle TV italiane. E riconobbe che cioè, se il scienziato non si mette su web a discutere, non scienziato, se uno non si mette su web a discutere e prendere i pesci in faccia, non è nel mondo attuale. Quindi questo signore o si presenta su web e raccontaci bene le cose, ma finché è in TV e nessuno può dire niente, lui continua a fare queste gaffe. Ok? Buona vita a tutti.